tappa, perché Rodriguez, gambe permettendo, potrebbe fare un sottoscone di questo tipo. Lui corridore anche molto veloce, però non ha prova in salita, non si fida della lunga discesa, preferisce evidentemente arrivare con gli altri nel finale. Ricordo che questo qua è una ferora, siamo a, non succede più niente, siamo a 800 metri dalla linea. Sì, succede secondo me più nulla, probabilmente sta pensando anche alla tappa questo tipo. Senza che finirà praticamente a vista dell'arrivo, però l'ultimo chilometro, alcune curve prima dell'ultimo chilometro e poi l'ultimo tornatone quando saremo ai 400 metri dalla linea, tornatone a destra e si metteranno sulle curve da linea. La strada praticamente a 2000 metri dalla conclusione termina la discesa e poi diciamo c'è un falso piano, ancora un pochino di discesa prima di entrare nel tratto lastricato ed è un falso piano che porta al traguardo, è in leggera salita, è fatto bene a sottolineare un po' di lastricato e una leggera salita, è vero nulla che è stato quello che ha fatto più però questo tipo va a prendere è un collo di prima categoria nel segno 15, potrebbe portarsi a quota 24 punti. Domenico Buzzolini contro ricordiamo il 64 di Massimo Rabuzzi, 40 punti, attenzione Scarponi, vedete, è il Coltao, no, aspetta la mantellina, non credo ci sia il tempo, lo spazio per mettere la mantellina, attenzione perché Scarponi si stava staccando, si è staccato Scarponi, proprio in vetta al passo Giao, Michele Scarponi si sta staccando dopo il forcing di corso di Uegedal, con passo alla ruota del canadese e quest'ultimo alla ruota di Pozzolivo, Rodriguez alla ruota di basso e in coda Rigoberto Urania, che è molto bene, una bella accelerazione quella di Domenico Pozzolivo, abbiamo visto si è staccato Scarponi e stringe i denti basso, anche Urania mi sembra lì al limite, bene Uegedal anche che comincia a dargli di spalla, siamo ormai in vetta al passo di Giallo, invece è accelerata. Anzitutto Pozzolivo va a prendersi il turno, vediamo con Uegedal che prova a sprintare al Gran Premio della Montagna, a Pozzolivo passa davanti, si volta Uegedal, allora attenzione, Pozzolivo, Uegedal, passo, Rodriguez, si è staccato Uran, si è staccato Uran, anche il colombiano ha perso le ruote, sono rimasti in quattro sulla strappata di Domenico Pozzolivo, mantellina rosa per Rodriguez e ora giù in picchiata verso Cortina d'Ampezzo, quattro uomini a comando. Certo che Rodriguez ha avuto tempo di togliersi la maglia dalla tasca e si mette la maglia, l'unico con un'attenzione che è andato in leggera difficoltà Scarponi, e questo è un altro dato, Rodriguez ha tirato la sua maglia, però si è vestito, si è vestito e questo dice lunga anche sulla lucidità di Rodriguez, è stato in difficoltà proprio in vista dell'arrivo, se fosse vivo con la strappata l'avesse data a qualche chilometro dalla vetta, anche la tappa di Scarponi sarebbe cambiata, così può metterci una pezza, anche se non sarà facile, perché ha una ventina di secondi da questa parte. Proprio così, comunque alla grande basso, che ha arrivato gran parte della salita, che ha arrivato gran parte della salita, abbiamo visto che prende bene l'accelerazione di Pozzolivo, mentre si accorge quello che vale tirare all'uomo, l'accelerazione finale di Pozzolivo dai 38-40 secondi sono andati immediatamente al minuto, adesso è la volta di Funego, Chop, Bruseghin e Pardia. Allora, 16 km alla conclusione per i battistrada, sta arrivando il gruppetto di Funego, Chop, Pozzolivo, Pardia, Moreno e in questo gruppo anche Thomas De Gendt, ritardo di quasi 1 minuto e 40 secondi, vediamo più, perché i corridori sicuramente non rientrano.
Guardate quanto ci mettono a fare 50 metri. È una salita terribile. Un passo in esame. 1,45 con Cunego che si getta subito in discesa. Giornata fresca, non freddissima, però la mantellina a fine tappa è consigliabile. Guarda, Marco, è assolutamente sì, anche se non c'è il tempo davanti. L'unico che ha avuto il tempo, la lucidità e la freschezza di farlo è stato la maglia rosa Joaquin Rodriguez, che aveva una maglietta leggera, non pesantissima, in tasca, se l'è sfilata immediatamente al Gran Premio della Montagna, se l'è infilata e adesso è già lì in terza posizione. Guida esce dalla ruota basso e in terza posizione proprio abbiamo visto Joaquin Rodriguez. Adesso Scapponi ha la possibilità di riportarsi. Era una ventina di secondi, lui è molto vicino perché già l'ha ammirato. Lui sicuramente si riporterà sul punto di vista. Anche perché Michele Scarponi è un ottimo distesista, però davanti mi sembrava che Ejedal stesse sforzando nel tentativo magari di staccare basso, comunque di staccare i suoi compagni d'avventura e cercare la vittoria di tappa. È stata una bella tappa con un certo equilibrio che è stato spezzato dall'accelerazione di Pozzolivo, il quale, hai detto bene, evidentemente non aveva la certezza di poter fare la differenza, ha atteso l'ultimo chilometro, ma hai visto che razza di distacco ha battuto Scarponi in appena 800 metri di difficoltà. È facile dirlo da qui seduti con una cuffia in testa, Andrea, ma se ci avesse creduto probabilmente avrebbe fatto ancora più male. Ha aspettato all'ultimo, anche perché ne aveva dato atto, probabilmente non si sentiva molto sicuro. Bene basso, direi che non è un grande discesista. Bene, Ejedal cerca di distanziarlo. Rodriguez e Pozzolivo cercano di tenere le ruote di basso e di Ejedal. Certo che Rodriguez fin qui impeccabile, è sempre stato sulle ruote, maglia rosa, sempre più saldamente alle sue spalle, adesso anche la grossa chance di potersi aggiustare la tappa, perché lui è il corridore degli atleti davanti, anche se entra la più Scarponi, scusate, è il corridore più veloce degli uomini di testa. Ieve e Gadre avevano 1:05 di ritardo, poi sono passati Cunego, Brusini, Pardiglia, Ciopa, Brambilla, mentre Uran, non abbiamo notizie, dovrebbe essere poco dietro a Scarponi, anche se si sono staccati praticamente insieme. Dovrebbe essere anche davanti a Scarponi, perché Scarponi si è staccato prima di Rigoberto Uran. Uran si è proprio staccato agli ultimi 350 metri, prima del Gran Premio della Montagna. E adesso si arriva in fretta, continua d'appello. 13 km e mezzo alla conclusione di questa 17ª tappa del Giro d'Italia. Scarponi davanti a Uran, eccolo lì. Lo vede il corridore marchigiano di Filottrano, l'Aquila di Filottrano, adesso deve gettarsi picchiata da Aquila quale per cercare di recuperare terreno, mentre Ejedal ha allungato e Rodriguez cerca di non farselo sfuggire, basso si pone alla ruota della maglia rosa. E certo che tra tutti poi non è che ci sono neanche dei grandissimi discesisti qui, quindi Ejedal adesso cerca di andarsene anche se ha 30 metri di vantaggio nei confronti di Purito Rodriguez, che ha visto subito che basso non riusciva a seguire Ejedal e quindi si è posto lui all'inseguimento. E vedete che anche Rodriguez sembra scappar via da Ivan Basso in discesa. L'abbiamo detto che poteva essere un momento chiave la discesa. Rodriguez allunga per andare alla caccia di Ejedal e Basso perde le ruote di Rodriguez e di Ejedal. Il primo e il secondo della classifica generale che mettono in difficoltà il terzo Basso proprio sul terreno che Basso naturalmente affronta con maggiore difficoltà, cioè la discesa. Sì, quello che non ha fatto la salita in questo caso possiamo dire lo sta facendo per il momento la discesa. E del resto è una delle specialità, essere un buon discesista non è, diciamo così, un fatto di secondaria importanza nel ciclismo moderno. Però adesso se cominciano a farla così prenderanno dei rischi e quindi attenzione, perché effettivamente 50 metri poi possono diventare difficili da recuperare nei confronti di Ejedal e Rodriguez, che mi sembra stiano scendendo molto molto forte, hanno fatto il fuoco anche se probabilmente non sarà un grande fuoco, però scendono molto forte, stanno rischiando e per il momento la cosa sta andando ragionando. Anche perché c'è una grossa fatica di Basso, forse meno, Basso deve rilanciare di più perché la sua percorrenza di curva è a velocità più intensa. La moto fa fatica a seguire la moto della televisione. Sì, perché naturalmente la superficie della moto, cioè la ruota delle bicicletta, è una posizione più larga, ma la leggerezza della bici e la sua maneggevolezza. Questo è chiaro che non sei in grado di spingere una moto la percorrenza di curva, ma una moto che ha la telecamera e fa fatica anche Scarponi, che è un buon discesista, abbiamo visto non ancora ripreso
volata che sta facendo, che stanno facendo entrambi, e devono cercare di portarsi sotto il tanto immediatamente, perché poi non rischiano di farcela. E per colpo riesce a prendere una, come si Scarponi secondo me ho curato bagnata. Uran dovrebbe essere ancora davanti a Scarponi. Cunego è un ottimo discesista, rischia ma lo fa a ragion veduta. Ormai sono la parte più difficile, più tecnica della discesa è passata, anche se ci sarà ancora un tratto più giù. E allora, quattro uomini al comando di questa 17esima tappa del Giro d'Italia, sono il primo, il secondo e il terzo della classifica generale, Rodriguez, Ejedal e Basso, e anche il 13esimo, Domenico Pozzovivo, che è stato il più brillante nell'ultimo chilometro di salita, è stato lui a mettere in difficoltà Michele Scarponi, che ha perso le ruote dei compagni d'avventura, così come Rigoberto Urana, proprio in quel tratto di strada. Poi ha avuto i crampi in discesa, sembrava poter rientrare, invece non ce l'ha fatta. Adesso sembra che questi quattro uomini possano viaggiare fino al traguardo, con Basso che fa lo sforzo per tirare dritto verso Cortina d'Ampezzo. Passa Pozzovivo, pieno accordo, perché a questo punto qui ci si gioca il podio di Milano. Tutti hanno interesse a andare al 100% e poi ci si gioca anche la vittoria di tappa. La fatica sul volto di Ryder Ejedal dopo una vera e propria maratona in bici. Quattro colli dolomitici, tre salite durissime nel finale con Scarponi, che ha pagato più degli altri. Le difficoltà smorfie per entrambi, però Basso è una smorfia nel gruppo di testa, Scarponi invece è la smorfia di una parziale defaianza. Adesso perdono un po' il controllo, un piccolo tratto in contropendenza e poi di nuovo discesa che porterà i corridori all'arrivo di Cortina d'Ampezzo, veramente molto bene, toglie la maglia, vediamo Urán, il corridore vicinissimo al quartetto di testa, toglie la maglia Joaquín Rodríguez, adesso ha passato la prima parte, è sceso molto anche l'altitudine, quindi qui si gioca la tappa togliendo la seconda maglia, l'unico che ha messo una maglia per proteggersi nella prima parte. Straordinario Rigoberto Urán, che sta riportando sui primi quattro da solo, davvero forcing, questo è un corridore veramente di grande qualità e di grande livello. Non so se ce la farà riportarsi sotto, però è molto vicino adesso, 6-8 secondi sul ritardo. Poi davanti si danno cambi, vanno a tutta, adesso forse in questo tratto di discesa, ormai siamo quasi a Cortina, ecco qua il video.
potrebbe cercare di sfruttare questo tratto di discesa, anche se non è facile recuperare sui primi quattro. Si stanno andando a tutta. E basso costantemente al comando adesso, da qualche chilometro. Da quando si è riportato su Ejedal, anche Scarponi non è lontanissimo, però mi sembra che vada meglio, è più efficace la sua spinta, cerca di limitare i danni. E questo è quello che deve fare. Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia dello scorso anno, qui cadrà ancora nel tratto di contropendenza prima del giro, il francese che aveva 1 minuto e 5 secondi in compagnia di Michele Miele. E forse, a giudicare dalla straordinaria gamba che ha dimostrato di avere sul Zao, avesse aspettato, ma vale a sapere, l'ultima salita, probabilmente se sarebbe giocato la vittoria di tappa sarebbe là davanti con gli altri, perché pedalava veramente alla grande e senza quello sforzo massimale che ha prodotto prima dell'ultima salita, probabilmente avrebbe avuto l'energia per restare con lui. Probabilmente sì, questo è il chop con Cunego che vengono ripresi proprio dal gruppo di De Gendt, vediamo in questo momento di Bruce Green e di partita. Ecco qua, ricongiungimento allora per il gruppo di Cunego Chop, mentre davanti i primi quattro tirano dritto a tutta velocità. Vediamo se Uran riesce ad entrare, l'unico che può ancora inserirsi nella lotta per la vittoria di tappa se dovesse agganciare questo quartetto, altrimenti sarà qui che ci si giocherà la tappa con Passo che fa addirittura da capofila in discesa, Rodriguez, Pozzolivo e Ejedal alla ruota del corridore varesino. Scatenato Ivan Basso, vuole eliminare Kreuziger, tira lungo, Scarponi, gli altri avversari che hanno perso contatto. Eh sì, direi di sì, e l'unico, giustamente come ricordavi te, è Uran, ma mi sembra che faccia fatica a correre del Team Sky. No, è vicinissimo, adesso invece potrebbe, proprio in questo ultimo tratto di discesa ancora ripida, potrebbe Uran riportarsi sui 4 di dietro, che però sicuramente non lo aspettano. Mancano 4 km alla fine della discesa, ultimi 2 km con tratti anche di contropendenza, c'è uno strappetto in leggera salita e il chilometro finale è in falso piano, la prova sale leggermente al 2%. Non è lontanissimo neppure Scarponi, anche se sicuramente più indietro. Sì, adesso ha ripreso a mulinare il lungo rapporto, ha superato la fase dei crampi che gli hanno messo difficoltà, 19 secondi in ritardo di Scarponi. Si è ripreso, si vede, mentre adesso Uran porta a termine il ricongiungimento con i quattro uomini di testa, quindi sono 5, quando siamo a 5 km dalla conclusione. E allora saranno Ivan Basso, Joaquin Purito Rodriguez, Domenico Pozzolivo, Ryder Ejedal e Rigoberto Uran a giocarsi questa 17esima tappa del Giro, il classico tappone dolomitico. Potrebbe rientrare forse anche da scendendo forte, ha superato i crampi, la crisi, le difficoltà che avevano contrassegnato la prima parte della sua discesa, ma davanti vanno a tutta. Però 15 secondi, era decisamente più lontano quando ha avuto quel problema, quindi vuol dire che il problema è risolto e ha la possibilità forse non di riportarsi sotto la testa, ma di arrivare molto molto vicino. Ci danno 12 secondi, si rialzano un attimo, rientra. Cosa può succedere solo quando finisce la discesa, naturalmente, anche se Scarponi sta volando questi ultimi chilometri di discesa. Anche posto vivo ha interesse chiaramente a tenere alta l'andatura, lui farà, come ricordavi tu poco fa, un bel salto in classifica generale, mentre gli altri sicuramente Ejedal, adesso Uran e lo stesso Purito Rodriguez probabilmente sono i favoriti per il successo di tappa. Allora pronti a prendere i distacchi al traguardo, 3700 metri alla conclusione, ecco qua il gruppo di Scarponi, di Cunego, di Moreno, di Chop, di Partiglia, di Bruseglie, mentre da 3 sono dietro a Scarponi, dovrebbero avere un minuto di ritardo. Sì, qualcosa meno forse, vediamo. Scarponi a 10 secondi, ma vede le ammiraglie. Entra, si fermano le ammiraglie, entra perché va a doppia velocità, quindi molto velocemente si riporterà sulla testa. 200 metri adesso, ma decisamente più veloce, e si sta rientrando, quindi anche Michele Scarponi si ricompone il sestetto che praticamente si era sfaldato nell'ultimo chilometro della salita del Giau. 6 secondi di ritardo per lui, sì, 150 metri. Per finire la discesa però, attenzione, deve entrare in questi ultimi 5 secondi, credo ce la possa fare, ce la può fare, eccolo lì, deve allargare la traiettoria, andare a stringere la corda e davanti a già rilanciando, ce la può fare, e però
problema fisico e questa è la cosa più importante per Michele Scarponi. Adesso può forzare nuovamente per cercare di riportarsi alla ruota del quintetto al comando, quindi si sta per ricomporre il sestetto con Rigoberto Urana, Gira Basso, Raider Evelyn, Alfonso Rodriguez e Domenico Pozzolino. 2500 metri al termine, vede i 5 battistrada, ce la fa, penso adesso abbia problemi anche perché era difficile la sette dall'alta, abbiamo visto affrontare quelle due o tre curve anche in maniera decisa, bella la traiettoria e arriva velocemente, quindi. Ecco qua, ricongiungimento con Scarponi che si riporta a 2 chilometri dalla rua, proprio quando finisce la discesa, attenzione che adesso parte lo strappo, e chiaramente un po' più affaticato dei suoi compagni d'avventura, ma può puntare la scia Michele Scarponi. Basso che rilancia, si volta, visto che è rientrato anche il marchigiano, si sposta Ivan Basso, attenzione adesso a Rodriguez per la vittoria di tappa, 1700 metri, comincia anche la fase in cui si controllano un po', inevitabilmente. Sì, perché qui c'è, nessuno è riuscito a fare una grande operazione in classifica generale, perché i 6 uomini sono ancora insieme, ma c'è una tappa, non sono previsti a monito, perché vai tu, e Basso allunga, visto che aveva 20 metri di vantaggio, allunga e esce dall' immediatamente, si porta al suo inseguimento con la ruota Joachim Rodriguez. Accelerazione di Ivan Basso che prova a tirare dritto, vediamo se esce dalla si volta, Basso che ha provato l'accelerazione 1500 metri per andare alla caccia della vittoria di tappa, vediamo dietro no, chiude Raider Egedal con Rodriguez, Scarponi, Pozzo Vivo e Urán. Grande favorito Joachim Rodriguez, anche perché degli atleti dei 6 corridori di testa sulla carta è l'uomo sicuramente più veloce. Allora attenzione perché ci sono all'ultimo, poco prima dell'ultimo chilometro, due punte secche a sinistra, eccole qua, Pavé, inizia il Pavé, tratto di Pavé, altra curva a sinistra e poi ci sarà ai 500 metri una sorta di tornante, la strada sale leggermente, Rodriguez ha maggiore esplosività, ma dopo 186 km, 4500 metri di dislivello, conta fino a un certo punto, Scarponi era sembrato più affaticato sull'ultimo chilometro, vediamo chi ha le energie per andare a sprintare, anche Egedal è un concorrente pericoloso per la vittoria di tappa, Urán in ultima posizione, anche Pozzolino che però non ama arrivi in volata, naturalmente predilige strappi più impegnativi. 800 metri, Egedal è pronto, mi sembra sulla rampa di lancio, molto bene anche Joachim Rodriguez, Urán in ultima posizione, Pozzo Vivo, mani basse anche per lui, in ultima posizione adesso Joachim Rodriguez. Che sembra pronto a partire, 700 metri alla conclusione. Interminabili. 700 metri interminabili, quasi tutti costantemente con il porfido, lo vediamo in Pavé, anche se è un Pavé chiaramente molto bello. Oh, 600 metri alla conclusione, tra poco la curva a gomito a destra che immette sul rettilineo conclusivo che misura circa 450 metri. Ecco qua la curva, finisce ecco il Pavé. Qua. Ci siamo. Si entra sul rettilineo conclusivo, 400 alla conclusione, curva a gomito ma molto ampia come raggio. Eccolo. Di curva con Scarponi che prova a partire ai 350 metri, ecco che Purito Rodriguez parte dall'ultima posizione, parte l'accelerazione di Scarponi con Basso che prova a uscire, Scarponi accelera, Basso prova a uscire, vediamo se esce dalle Rodriguez, sta arrivando Purito, l'accelerazione di Purito che in maglia rosa vuole andare alla caccia della tappa con Basso, volata lunga per Basso e Rodriguez in maglia rosa davanti a Basso, Egedal, poi Urán, Scarponi e Pozzo Vivo. 5 ore quasi 25 minuti di fatica, una maratona in bici, l'ha spuntata lui, Purito Rodriguez in maglia rosa. Sì, corridore che era il più veloce del drappello, ha corso molto bene, saggiamente anche questo finale. Bueno, poi avete visto la stoccata, tremenda carriera e 200 metri ha fatto valere, e il pana ruano todavía ni se menciona, tutti gli altri suoi compagni è malo. Arriva il gruppo di Nieve e Gadré che sono stati raggiunti da Cunego, vedete, Pardilla, Bruseguin. La vaina es que en Venezuela dicen que, bueno, Moreno, es el segundo escalador mejor del mundo, pero qui saremo già oltre. Aquí no lo he mirado. Minuto. Seguro estaré enfermo, el pana. 450 metri. Bueno, saluda a mi pana allí en Venezuela, un poco triste porque Rubano no hizo nada. Yo estoy aquí en el giro por él, pero bueno. In classifica generale era 12esimo a 3 minuti e 16 e che sta disputando un grande Giro d'Italia. Llegaría como a 20 minutos. Cuadrado que si está
riavendo, ma dovremmo vedere la volata per il settimo posto. Seconda tappa, se non mi confondo, per Joaquin Rodriguez, secondo successo di tappa. Sì, dopo Assisi. Vediamo la volata per il settimo posto con Pardia, Moreno e Moreno che transita davanti, poi arrivano anche Cune e quegli altri, ma non ci sono buoni, lo ricordiamo, né per i primi, ovviamente tanto meno per questi. Brambilla si è staccato nel finale. Sì, si è staccato un po' nel finale, è stato ripreso da molti corridori, lui